green da vele recuperate, Findus e Artichoke insieme per il futuro degli oceani. Crisi climatica, l'allarme degli esperti. Uno zaino green di alta qualità realizzato in Italia con materiali riciclati. Un'edizione limitata di Capitan Findus prodotta in collaborazione con Artichoke Bags per la nuova Consumer Promo Insieme per il futuro degli oceani. Un'iniziativa che nasce sulla scia del percorso di sostenibilità avviato dall'azienda a partire dalla salvaguardia dei mari e degli oceani. L'attenzione alla sostenibilità è da sempre parte integrante del DNA aziendale di Findus, per questo ogni giorno ci impegniamo in progetti concreti per proteggere e preservare l'ambiente marino. In linea col nostro percorso di sostenibilità, ad esempio, da anni portiamo avanti in collaborazione con COP un progetto di adozione di Seabin lungo le coste italiane, dei cestini mangiarifiuti che contribuiscono a recuperare migliaia di chilogrammi di plastiche e microplastiche ogni anno. Ma il nostro impegno concreto è anche testimoniato dal modo di lavorare in maniera sostenibile sui nostri prodotti per quanto riguarda l'approvvigionamento ed il packaging. Ad oggi, infatti, la quasi totalità delle materie prime ittiche che utilizziamo sono certificate MSC o ASC, così come la quasi totalità degli imballaggi sono completamente riciclabili. La scelta quindi di collaborare con Artichoke Bag per realizzare uno zaino con 100% tessuti riciclati come premio per la nostra attività promozionale Insieme per il futuro degli oceani nasce proprio dalla volontà di continuare il percorso di sostenibilità e di sensibilizzare anche i consumatori su questo tema. I zaini in palio con la Consumer Promo Findus vengono prodotti nel nostro stabilimento con vele riciclate e recuperate, realizzate con materiali plastici come Kevlar e Dacron, molto difficili da smaltire in quanto non riciclabili come la comune plastica. Ci siamo anche preoccupati di far produrre la fodera e il nastro da filamenti ricavati da plastiche 100% riciclate. Il nostro team è composto da creativi e artigiani che utilizzano la loro maestria per garantire la massima qualità estetica e resistenza. Ondate di calore, siccità, inondazioni in aumento con piante e animali che non riescono più ad adattarsi alle alte temperature, ma anche milioni di persone esposte a una grave insicurezza alimentare e idrica. Il cambiamento climatico sta causando sconvolgimenti pericolosi e diffusi nella natura e incide sulla vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Un pianeta che rischia seriamente di imboccare la strada che conduce ad effetti irreversibili. A lanciare l'allarme è l'ultimo rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. Per evitare la crescente perdita di vite umane, biodiversità e infrastrutture, avvertono gli scienziati, servono azioni ambiziose di adattamento e un taglio radicale alle emissioni di gas serra. Ma finora, dicono, i progressi fatti non sono uniformi. Proteggere le specie in pericolo, ripristinare habitat ed ecosistemi. La giornata mondiale della fauna selvatica, che cade il 3 marzo di ogni anno, intende celebrare le tante forme della natura e sensibilizzare sull'importanza della loro conservazione. Secondo i dati della lista rossa delle specie minacciate dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, oltre 8.400 specie di fauna e flora selvatiche sono ad alto rischio di estinzione e quasi oltre 30.000 sono ritenute in pericolo o vulnerabili. Non solo. La perdita di specie, habitat ed ecosistemi rappresenta una minaccia per tutta la vita sulla Terra, compresa la nostra, considerato che le persone di tutto il mondo soddisfano i loro bisogni facendo affidamento sulle risorse collegate alla biodiversità. La giornata indetta dall'ONU nel 2013 ci ricorda anche l'urgenza di combattere i crimini contro la natura. Da qui l'appello del WWF Italia, che chiede per il nostro paese strumenti più efficaci di contrasto all'illegalità ambientale, a cominciare dalla creazione di banche dati regionali, l'aumento dei controlli e il rafforzamento delle sanzioni.